Signori, benvenuti e bentornati a un nuovissimo video qui su Dock and Battle versione Jap. E signori, siamo qui con le tanto attese pull per Goku Ultra Istinto LR Tanabata. Personaggio oramai, veramente sti ultimi due giorni sono stati veramente pesantissimi, no? Da aspettare, abbiamo provato in questi giorni anche il personaggio. Vi invito a recuperare anche gli showcase qui sul canale. Probabilmente più tardi uscirà un altro showcase, ora non so di preciso che cosa, però dovrebbe uscire qualche altro showcase, quindi vi invito naturalmente a rimanere sempre sintonizzati qui sul canale. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like se volete al video, per un po' di incidenza, un po' di fortuna, no? Prima ancora che puliamo, può darsi che qua ci sono tanti like e tanta fortuna, che non credo funzioni così, però voglio pensarla così. Naturalmente ragazzi, vi aspetto oggi pomeriggio verso le 16, più o meno 15:30-16, ma più verso le 16. Proviamo a vedere se dopo questo video l'abbiamo trovato, se no proveremo a pullare ancora oggi pomeriggio e proveremo i nuovi eventi. Mi sembra che hanno messo già le Blue Zone, non vorrei sbagliare, o perlomeno ho visto che hanno... A parte è uscito un nuovo Battlefield, ho appena notato. Mi sembra di aver visto perlomeno le info dei boss. Ma se ci sono le info dei boss, vuol dire che c'è proprio l'evento in sé. Io mo non ho controllato, sincero, non ho minimamente visto. Io spero abbiano messo qualcosina, ma credo di sì a sto punto. Scorriamo. Abbiamo il nuovo toccare, eccole qua. Quindi in realtà possiamo provare anche queste oggi pomeriggio. Quindi io vi aspetto, mi raccomando, qui stream sia su YouTube che su Twitch. Link in descrizione per Twitch, dove abbiamo un pochettino di robe da fare. A parte questo, signore, andiamo a vedere un pochettino questo banner, se merita o no le nostre stone. Io ho già visto in realtà qualcosina. Come potete vedere, questa è la facciata del banner. C'è roba interessante, assolutamente. Il banner non è assolutamente male. Può essere male, naturalmente, per chi c'ha già la roba full. Però, comunque, abbiamo il nuovo Goku. Eccolo qua, il nuovo Goku in tutto il suo splendore. È bellissimo, fortissimo, oramai... Ieri abbiamo fatto il 3 ore dove abbiamo provato solo Goku, clamoroso, è stato fortissimo, nulla da dire. Dispo che nei prossimi giorni avrete lo showcase sicuramente. Sembra interessante lui, è da provare, perché lui veramente sembra interessante. Poi abbiamo Freezer Gel, che io sul Giappo ho pienamente skippato, e quindi doverlo trovare, diciamo, non è che mi farebbe schifo. Goku Master, che io qui sul Giappo non ho ancora BD full. Ok, quindi in realtà... mi farebbe comodo trovare almeno una copia. Non lo so. Vegeta Ind mi sembra che è già full invece sul Jap, quindi diciamo che è meglio evitare, no? Goku Full Power, che ritorna rispetto all'anno scorso, che era il suo Tanabata. Rientra anche in quest'altro Tanabata, e quindi trovare qualche copia non farebbe schifo. Comunque portare la ability alta può sempre avere una sua utilità. Blue Boys, che mi pare pure loro non sono full sul Jap, quindi diciamo che a me sto banner è un po' tutto grasso che cola, no? Pure la Family mi pare che non c'ha il full ability. Goku Kaioken evitiamo, sincero. Pure lui però mi pare che non era full. Manco Jiren forse. Cioè, a parte Jiren, Goku Kaioken un po' invecchiato, anche se l'abbiamo provato in stream, e devo dire che performa anche decentemente con doppio Goku Ultra Istinto. Naturalmente nulla di incredibile, però è simpatico. Poi vabbè, la Family un po' me, ecco. Buona, per carità, colezza, ma c'è di meglio sicuramente. Blue Boys fortissimi. Lui... ce l'avete da abilità alta, può essere utile. Loro, vabbè, i mostri sacri qua. Freezer, buon'anima, purtroppo il team è quello che è. E Dispo, mio caro Dispo. E Goku, Dispo lo devo provare, quindi non saprei. Però di base diciamo che più della metà del banner è più che forte, mettiamolo così. Quindi il banner è molto buono. Naturalmente poi da vedere anche la seconda parte, la Carnival, se ci sarà qualche personaggio di tappo o altro. Ma di base, se dovete pullare, ragazzi, pullate per questa bestiolina. Non ci sono scontate, non ci sono multifree, non c'è un cavolo. Quindi qua bisogna andare a 50 stone deep. È pesante, posso dire, molto pesante come cosa. Poi mi pare, ecco qua, hanno messo pure il... questo potrebbe essere molto buono. Infatti ti dai coin rossi. È il banner di supporto al team U7, no? Però è molto buono perché ci sono, a parte l'LR Red Up, così a caso proprio. Di solito questi sono banner scambre con i Rare Summon, no? Ci sta Goku Ultra Istinto, loro pure che riceveranno Lezza molto probabilmente. E poi vabbè, altra merda che potrebbe ricevere Lezza nel frattempo. Però comunque costando solo 30, mi pare che ogni multi dovrebbe avere, non dico Featured Grand... No, Featured Grand non credo. Però comunque costando solo 30 stone, se ne avete parecchie, potreste pensare di pullarne 90 qua se vi mancano i personaggi, no? Per provare a prendere qualche Ezza, qualcosa. Che comunque
non fanno schifo. C'è anche il Ranger 17 fisico che è molto buono, quindi assolutamente da non sottovalutare. Mi pare che Selmax, c'è ancora Selmax addirittura, buonanima. Va bene signori, noi abbiamo parlato anche troppo, direi che possiamo iniziare a pullare. Non andrò più di tanto deep in sto video, anche perché probabilmente lo pulleremo oggi pomeriggio. Però naturalmente noi prima troviamo Goku e meglio è per tutti, perché ripeto che ricordo che a breve, ovvero fra 2 mesi più o meno, ci sono i KK. E i KK, fidatevi che le stonaline servono parecchie. Quindi se Goku ci fa la grazia, quello assolutamente, di uscire prima del di andare all-in, grazie. Thank you Dragon Balls, bella cacata di multi. Vabbè sì, ma qua letteralmente sto danavata, bisogna andare deep con 50 stone a botta e finisce male. Cioè non ci sono multi free, multi scontate, ticket, non ci sta niente. Dovete pullare 50 botte, se vi va bene che esce Goku, sì, se no devo attaccare al cazzo. Molto semplice come discorso. non è simpatico, specialmente per me, ecco qua. Bardax è mascherato, me lo metto nella tasca e lo mando a fare in culo. Niente, prima 50 stone volate. Così proprio, e non abbiamo trovato il nulla cosmico. Bello, sì, molto bello sti banner vecchie modalità. Era così bello col feature. Probabilmente quando uscirà su Global ci sarà sicuramente qualcosa, tipo scontate, free, che ne so, banner garantito. Viva il Global, ragazzi, viva il Global. Rainbow Super Saiyan Whis Animation. Non penso proprio. Era meglio, cioè usciva a zero prima probabilmente. Vabbè, altra multi da 50 volata via, perfetto. Super Saiyan 2 passo. Cioè, vi rendete conto, nemmeno il banner stiamo trovando. Mamma, sì, sto banner è un incubo. Cioè, diciamo è la gestione del banner che è un incubo, perché il banner in sé è pure buono. È proprio la gestione che fa schifo. Goku Genkidama. Frate, Goku Genkidama, ma che problemi c'hai? Ancora che esiste sto coso. Ecco qua, già abbiamo speso con queste 150 stone e il nulla cosmico. Krillin e Trunks. Cioè, capite ragazzi che qua la situazione è critica. Cioè qua probabilmente bisogna andare all-in. Eppure con l'all-in manco si trova, ve lo dico io. Mi sembra di essere tornato a 3-4 anni fa, dove manco c'era l'SSR card. Oh, Freezer! Grande! Mio fratello Freezer! Vabbè, non ce l'avevo. Me lo tengo lì nel box a morire, perché tanto chi cavolo lo usa. Però vabbè, perlomeno abbiamo trovato un featured. Non mi posso lamentare, almeno quello, ma diciamo che se stavo qui alla ricerca di Freezer non pullavo su sto banner, mettiamolo così, me lo sarei preso direttamente coi coin. Va bene, grande scimmione, mio fratello. Lo chiamo Freezer, così vi faccio vedere anche che, ecco qua, prima copia, quindi direttamente non ce l'avevo. E vabbè, gli farmerò l'SA con molta calma. Abbiamo speso 150 sto con questa, no? Ho detto. Già mi sono perso, per dire. Questa dovrebbe essere 200 stone. Trunks, un'altra volta Whis. Però Whis, tu mi stai a trallamo, io te lo dico. Tutto è bene che ti voglio, però perlomeno o esci o non ti fa proprio vedere. Cioè, così trolli la gente, fai sperare in un Whis Animation. Ah, a parte se non c'è sta virus, Whis veramente ti manda a quel paese. Ah, io diciamo che già sono mezzo contento. Abbiamo trovato Freezer. Freezer AGL, dai. Sicuramente poteva andare peggio. Sicuramente potevo trovare tipo il Giren STR, quello poco ma sicuro. Ecco, dopo Freezer troviamo pure Cooler. Ci facciamo le ultime due multi, poi pulliamo probabilmente oggi pomeriggio. Ma cioè sto banner, ripeto, veramente devi sculare l'ira di Dio qua. Vabbè, ma ti rendi conto, non sto trovando un'animazione da banner. Lamentarsi funziona sempre, tocca merda. Lamentarsi funziona. Oh, troppo buono. Lamentarsi funziona sempre. E si gode, signori. I bimbi di merda. Vai, e si conservano le stone per la seconda parte. Vai. E si gode. Si gode tantissimo. Trunks. Mamma mia, spettacolo. E anche quest'oggi si scula l'anniversario Global l'anno prossimo. Vai! Dopo Goku sì, sicuramente entra un cavolo all'anniversario Global. Ma non ce ne frega, un cavolo! L'importante è aver trovato Goku Ultra Istinto. Spettacolo. Lancia, vabbè, te la potevi vedere, gentilissimo. GG, signori! GG. Tanta roba! Tiè, loccatina matta e si vola.
Signori, non so se oggi pomeriggio continuo a pullare. Potrei arrivare tonde 1000, che ne so, faccio altre 200 stone. Chi lo so, io comunque vi aspetto oggi pomeriggio in stream, ragazzi. Il nostro l'abbiamo fatto, l'abbiamo trovato, siamo contentissimi. Io me ne lavo le mani. Arrivederci in 200 e passa sto lotto, 250, ormai ho perso pure il conto. Quindi, via, prendi e porta a casa. E ci vediamo direttamente al prossimo banner. Ragazzi, vi saluto, grazie mille come sempre per aver visto il video. Fatemi sapere sotto nei commenti, come sempre, voi cosa avete trovato. Se già ci avete pullato o state aspettando me per avere un po' di fortuna. Che molti aspettano me proprio a dire: ma mi dai fortuna, mi fai trovare roba. Io sono contento per voi, però quando io faccio sta cosa, come non succede mai. Ragazzi, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.